Buonasera a tutti ragazzi, siamo in diretta questo pomeriggio durante l'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, al quale ho preso parte come segretario di presidenza della Camera. Abbiamo fatto risparmiare ai cittadini italiani 80 milioni di euro. Questa è la differenza fra la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Mentre alla Camera dei Deputati si risparmiano 80 milioni di euro solo per quest'anno, l'anno scorso abbiamo accumulato un risparmio di circa 100 milioni di euro che si aggiungono alle altre tante destinazioni che abbiamo fatto durante questi mesi, il Senato della Repubblica rimette i vitalizi. Lo avete visto qualche giorno fa, la settimana scorsa abbiamo fatto altre iniziative di protesta rispetto a questo gesto. È stato eclatante come nella notte, come i ladri di nascosto hanno ripristinato questo odioso privilegio che il Movimento 5 Stelle aveva in qualche modo abolito non appena era entrato sia alla Camera che al Senato negli uffici di presidenza come forza di maggioranza. Allora è questo il messaggio che le istituzioni e che la politica devono mandare ai cittadini. In questo momento di crisi è importantissimo lavorare su questi temi ed è fondamentale lanciare l'esempio, dimostrare che davvero la politica e le istituzioni ascoltano i cittadini e in qualche modo vivono questa sofferenza, la condividono con loro e mettono mano a norme e a decreti per risolvere i problemi di tante persone. Io ricordo l'iniziativa che ho fatto insieme a tanti colleghi, quella di restituire il pagamento degli affitti agli studenti fuori sede, un tema a me molto caro, e vi assicuro che il risparmio di 80 milioni di euro che la Camera dei Deputati ha approvato quest'oggi in ufficio di presidenza, lo ripeto, dove io ho preso parte come segretario di presidenza, è un messaggio importante che le istituzioni mandano ai cittadini. Voglio complimentarmi anche con la Guardia di Finanza che questa mattina ha condotto un'operazione importantissima a Salerno, lo ha ribadito anche il Presidente Conte e anche tutti i ministri. Vi assicuro che le istituzioni stanno lavorando e la politica deve continuare ad andare in questa direzione. Risparmiare per destinare questi soldi ai cittadini, per destinarli a delle opere sociali importantissime e fondamentali per far riprendere il Paese da questa crisi che sta vivendo, che non è solo sanitaria ma anche una crisi economica, e come dicevo prima continuare su questa direzione. Io continuerò ad aggiornarvi, adesso siamo a Roma, domani continueremo i lavori, anche se i lavori parlamentari sono fermi perché proseguirà il lavoro nella Commissione Bilancio per chiudere questo decreto rilancio che contiene delle misure importantissime come quella sugli studenti, come quella sull'ecobonus che avete già ascoltato e che avete visto anche sulla mia pagina. Domani vi continuerò ad aggiornare su quelle che sono le attività lavorative che stiamo portando avanti. Continuate in qualche modo a rilanciare e a condividere questi contenuti perché non ascolterete e non vedrete nei telegiornali queste iniziative. 80 milioni di euro risparmiati dal bilancio Camera solo quest'anno, l'anno scorso 100 milioni risparmiati dalla Camera dei Deputati, mentre il Senato di notte, di nascosto, come i ladri, si riappropriano dei vitalizi. Questa è la differenza fra la presidenza della Camera dei Deputati e la presidenza del Senato della Repubblica, il Movimento 5 Stelle e le forze politiche di centrodestra. Ecco la differenza a tutti i cittadini. Mi raccomando, condividiamo questo video e facciamo arrivare questo messaggio di realtà, di verità a tutti i cittadini. Ragazzi, buona serata a tutti. Ci aggiorniamo domani.